Una partita dai diversi volti, ma con una certezza unica, ossia che questo Piacenza visto in campo per la prima volta ha dato la sensazione di essere squadra e di poterci stare in questo campionato. Parlavamo di una partita da diversi volti perché nel primo tempo abbiamo visto la classica squadra di Scazzola, un 4-4-2 molto attento ed ordinato, con l'allenatore che preferisce in mezzo campo la fisicità di Persi e Palazzolo rispetto alla qualità di Nelli, un gioco basato sulle ripartenze. Piacenza appena toccava palla dalla difesa calciava lunga cercando di sorprendere i difensori, oppure appena recuperava in mezzo campo ripartiva. Ne nascono due occasioni clamorose per Piacenza, una per Cesarini che definirei molto più di solamente clamorosa ed una per Morra e quando sembra che Piacenza possa passare in vantaggio si trova in svantaggio. Nella ripresa il cambio che cambia la partita con l'ingresso di Nelli per Zunno e quindi Piacenza mostra il suo secondo volto, quello di una squadra che non si accontenta di calciare lungo ma che viene a giocare palla a terra e va con triangoli, con manovre nella metà campo della Juventus. Diventa un assedio, arrivano due reti e la partita che sembra chiaramente in mano ai biancorossi. Poi, come spesso succede quest'anno, l'errore individuale nell'occasione del portiere lascia il gol del pareggio della Juventus, il Piacenza subisce una botta, il minuto dopo prende ancora gol e nel momento in cui la beffa sembra sia definitiva, il Piacenza ha il coraggio e la forza di trovare il gol del tre pari. Insomma, uno spirito giusto, il bicchiere mezzo pieno, perché questa squadra con questo spirito, che non avevamo mai visto fino adesso, può fare strada. A questo punto ragioniamo sulla chiosa finale che è su Nelli. Pensavo che con l'arrivo di Scazzola, il centrocampista più qualitativo, più ordinato, più isometrico che abbiamo in campo, mai avrebbe potuto giocare, o perlomeno poche volte avrebbe potuto giocare, perché non sposa bene le caratteristiche di Scazzola. Ebbene, sembrava così perché nel primo tempo non era in campo. Nella ripresa c'è il cambio, ci ha sorpreso ed è stato molto positivo. Lui ha cambiato la squadra ha giocato in maniera diversa, dimostrando che l'allenatore che riuscirà a mettere Nelli in campo da titolare e farlo rendere al meglio avrà trovato, secondo me, la possibilità di fare un buon campionato. Scalise non ce l'ha fatta, ce la farà Scazzola?